Piacere nostro, una gioia grandissima che ci dà che facciano ogni giorno una speciale preghiera per la Santa Chiesa e per il Papa. Che la più dolce volontà di Dio sia che gridiate continuamente con cordiale dolore al suo cospetto. Il Domenicano, che sempre ne ha avuto la cura spirituale e materiale, in quanto per mandato pontificio agì il nostro fondatore San Domenico Guzman. Abbiamo appena vissuto la conclusione dell'anno sacerdotale, durante la quale si è preso coscienza della maternità spirituale, soprattutto delle monache, nei confronti dei sacerdoti. Siamo state le prime contemplative per volontà del Santo Padre Domenico. Santo Padre, grazie per il dono dell'anno sacerdotale. E a salvarmi, Signore. Signore. In particolare saluto la vostra madre priora e la ringrazio di cuore per le gentili espressioni che mi ha indirizzato a nome della comunità. La protettrice dei monasteri romani di Santa Maria in Tempolo e di San Sisto. Abbiamo pregato insieme l'ora media, una piccola parte di quella preghiera liturgica che come claustrali scandisce i ritmi delle vostre giornate
e vi rende interprete della Chiesa sposa, che si unisce in modo speciale con il suo Signore. Per questa preghiera corale, che trova il suo culmine nella partecipazione quotidiana al sacrificio eucaristico, la vostra consacrazione al Signore nel silenzio e nel nascondimento è resa feconda e ricca di frutti, non solo in ordine al cammino di santificazione e di purificazione personale, ma anche rispetto a quell'apostolato di intercessione che svolgete per la Chiesa intera, immersa nella sua morte e risurrezione. Siete state consacrate a Gesù per appartenergli esclusivamente. La forma di vita contemplativa che dalle mani di San Domenico avete ricevuto nelle modalità della clausura, vi colgo nuova sia compassione per coloro che sembrano vagare senza meta. Come non desiderare che nella loro vita avvenga l'incontro con Gesù, il solo che dà senso all'esistenza. Il santo desiderio che il regno di Dio si instauri nel cuore di ogni uomo si identifica con la preghiera stessa, come ci insegna Sant'Agostino. Ipsum desiderium tuum, oratio tu est, et si continuum desiderium, continua oratio. Il tuo desiderio è la tua preghiera, e se è desiderio permanente, continuo, è anche preghiera continua. Perciò come fuoco che arde e mai si spegne, il cuo cuore è reso desto, non smette mai di desiderare e sempre innalza a Dio l'inno della lode. Riconoscete perciò, cari sorelle, che in tutto ciò che fate, al di là dei singoli momenti di orazione, il vostro cuore continua ad essere guidato dal desiderio di amare Dio. Con il Vescovo di Ipona riconoscete che il Signore ad aver messo nei vostri cuori il suo amore, desiderio che dilata il cuore, fino a renderlo capace di accogliere Dio stesso. Questo è l'orizzonte del pellegrinare terreno, questa è la vostra meta. Per questo avete scelto di vivere nel nascondimento e nella rinuncia ai beni terreni per desiderare sopra ogni cosa quel bene che non ha uguali, quella perla preziosa che merita la rinuncia ad ogni altro bene per entrarne in possesso. Possiate pronunciare ogni giorno il vostro sì ai disegni di Dio con la stessa umiltà con cui ha detto il suo sì la Vergine Santa. Ella che nel silenzio ha accolto la parola di Dio vi guidi nella vostra quotidiana consacrazione verginale, perché possiate sperimentare nel nascondimento la profonda intimità da lei stessa vissuta con Gesù. Invocando la sua materna intercessione, insieme a quella di San Domenico, di Santa Caterina da Siena e dei tanti santi e sante dell'Ordine Domenicana, imparto a tutti voi una speciale benedizione apostolica che estendo volentieri alle persone che si affidano alle vostre preghiere. Spirito Santo. Amen.
Sì, grazie. Grazie. Sono responsabile della promozione del nostro ritratto perché quello che mi potrà fare è un incoraggiamento per le giovani informazioni che hanno tanto bisogno di sostegno. Hanno bisogno di preghiera. Ah sì, hanno bisogno. Grazie. Grazie. Ah, San Benedetto, San Domenico, San Tommaso, Santa Caterina da Siena. E fatto questo è il loro fatto. Sì, sì, sì. Grazie. 35 anni. 35 anni. Ah, sta con noi.